Judith. Com'è bella. È la più bella che hai fatto. Potresti diventare famoso e ricco con questa tua arte, Gabriele. Non ci tengo a diventare ricco. Voglio soltanto che tu la porti. Anche davanti agli altri? Sì. Capiranno tutti che me l'hai regalata tu. Certo, questo è quello che voglio. Anche mio padre, i miei fratelli. Siamo cresciuti insieme, non si sorprenderanno che ci vogliamo bene. Allora, la porterai? Sì. Guardate com'è bello! Me l'ha regalato il nonno, è il più in gamba di tutti, scappa sempre. Ti piacerebbe avere un bambino così? Guarda, là sulla tuba c'era un cavaliere vestito di rosso, armato. Ma sei sicura, Judith? Ah, sì, guardava verso di noi, poi è sparito. Ehi, guardate, lassù! Judith, vieni, aspetta! Andiamo! Nathaniele! Bisogna correre subito ad avvertire gli altri che rientrino con le greggi. Ah, sì. Presto! Nathaniele! Fratelli miei, è stato orribile. Dov'è mio figlio? Vieni, Giuditta. Oh, Nathaniele! Saranno stati 8 o 10 a cavallo. Avevano grandi faretre piene di frecce, archi leggeri e portavano mantelli rossi. Che lingua parlavano? Chi lo sa, udimmo solo qualche grido e poi tutto si compì con la rapidità di un lampo. Erano 4 anni che i predoni ci risparmiavano. Ci sono tante città più ricche della nostra. I raccolti erano già andati male quest'anno. Sì. Non erano predoni. Non erano predoni. Se Ozia vi dice credetemi, dovete credergli. Erano assiri. Assiri? Da queste parti? Forse che Ozia non è stato a Ninive? Forse che non ha commerciato con i popoli del fiume Tigri? Archi leggeri, grandi faretre, mantelli rossi. Erano assiri, vi ripeto. Si tratterebbe dell'esercito di Oloferne. Storie, leggende del deserto, racconti degli uomini delle carovane. Oloferne, un mare di uomini, di carri, di ferro, di fuoco. E perché dovrebbero venire da noi? Noi siamo sempre stata gente povera e siamo sempre stati in pace con tutti. Una battuta di cavalieri si sta avvicinando alla porta principale. Tutti calmi, che nessuno si muova. Senti, via! Chiamate il vostro comandante. Cosa vuoi dalla nostra città? Voglio trattare con il vostro re. Noi non abbiamo un re. Ci regge un consiglio di anziani. Conducimi da loro. Il grande signore della guerra e della pace ha deciso di sostare alcuni giorni presso di voi per far ristorare e rinfrancare il suo esercito in vista delle grandi battaglie che dovranno condurlo alla conquista del mondo. Chiede perciò collaborazione leale ed ospitalità. Fra qualche ora egli stesso sarà davanti alle vostre mura.
se le porte gli saranno aperte con i dovuti onori, entrerà egli solo con una sua piccola scorta e risparmierà la vostra città l'occupazione del più potente esercito del mondo. Dobbiamo interpretare il tuo discorso come un invito alla resa? Ci si arrende quando si è attaccati. Oloferne vi offre amicizia e protezione. La risposta gliela darete di persona quando egli si presenterà a voi tra che ore. Avete udito? Parlano di conquista del mondo. Per fare la guerra non basta la fede, ci vogliono uomini, ferro, oro. Ecco il discorso del mercante. Il discorso della viltà. Se chiniamo il capo ci spoglieranno. E a combattere ci sgozzeranno tutti. Questo non è ancora detto. E se tu sei un vile, noi altri invece. Io non sono un esaltato. Io non conosco gli assiri, però so che se ci dimostreremo deboli, paurosi, non avranno più alcun rispetto di noi, delle nostre famiglie. Ozzy ha ragione. Bisogna essere degli incoscienti. Voi siete degli incoscienti. Basta, fratelli, non così. Qual è il tuo parere? Gli Osiri sono troppo potenti. Splendido figlio del sole, signore delle montagne e delle pianure deserte, vi comanda, alzatevi. Venga avanti il capo della città. Invincibile Oloferne, grande signore della guerra, la nostra piccola città è ai tuoi piedi. Invoca la tua amicizia e in segno di devozione ti offre... Il figlio del sole, Oloferne, non è un brigante da strada che si può comperare con pochi miserabili ciondoli. Portate via. Tu rimani. Ascoltate il suo volere e ricordate, è la volontà del Dio degli eserciti. Alla città di Betulia, che si è dimostrata amica, verrà concesso il privilegio di entrare a far parte del grande impero assiro, prima fra le città di Giudea. Da questo momento la legge assira è la vostra legge. Nabucodonosor, il grande imperatore di Assiria, sarà il vostro sovrano. La vostra guarnigione dovrà subito essere sciolta e a evitare gesti disconsiderati, tutte le armi di qualsiasi tipo dovranno essere consegnate. Carri, vettovaglie, mandri e greggi dovranno essere tenuti a disposizione dell'esercito assiro. Chiunque trasgredisce ad una sola di queste disposizioni sarà punito con la morte. E pena la morte, tutti dovranno riconoscere il dio Assur come dio supremo e adorarne l'immagine. La città di Betulia non può che inchinarsi alla potenza del grande Oloferne. Ma forse egli ignora che il nostro Dio ci ha imposto una legge alla quale non possiamo trasgredire e che dice: non avrai altro Dio all'infuori di me. C'è una sola legge, la legge Assira. Ma le nostre taci! Ma immagino che il divino Oloferne vorrà riposare. Gli abbiamo preparato una stanza, o non dico degna di lui, ma... Chi sei tu? Sono Ozia, il mercante che ha commerciato a Ninive, che conosce e apprezza la potenza Assira e la magnificenza delle vostre città. Da questo momento rappresenti la tua gente. Sei tu di fronte a me il capo della città. Fa che rispettino il mio volere. Come ringraziarti? Oloferne non si ringrazia, si obbedisce. Accompagnaci.
arrivando. Svelte, ragazze. Mia moglie, che ha curato personalmente l'arredamento di questa camera, si è fatto quello che si è potuto. Purtroppo non siamo nella splendida Ninive. Bella donna, Ozia. Piacerebbe anche a Ninive. Qui la gente di Betulia? No, tutta no, ma... Perché non dici che molti si sono rinchiusi nelle case e si rifiutano di uscire? Vedi, è che... Quella casa, tutti fuori. Preghiamo il nostro Dio. Sta zitto, a terra! Via! Grande e terribile Dio Assur, signore della guerra e del massacro, concedi sempre la vittoria al tuo fratello Loferne, perché possa distendere ai tuoi piedi, come un mare, il sangue dei tuoi e dei suoi nemici. Nascondete, cani! Uscite fuori! Fatevi vedere! Cercateli dappertutto e catturateli. Li voglio vivi, capisci? Vivi! Cosa potevano fare le armi di alcuni sicari contro il figlio del sole, che è passato mille volte in mezzo al fuoco, che ha visto in 100 e 100 battaglie vinte lance e spade infrangersi se tentavano di colpirlo? Potevano soltanto accendere la sua collera. I prigionieri fatti ieri sera non hanno parlato, neppure sotto le torture. Forse che la popolazione di Betulia vuole aiutare e proteggere gli assassini vigliacchi che si nascondono nell'ombra? L'orrore è grande in tutti noi per quanto è successo e ne siamo sinceramente addolorati. Non risparmia inutili parole, Ozia. Oloferne vuole ancora essere magnanimo. Avete orrore per quanto è successo? Dimostratelo! Consegnateci i colpevoli! Tra 4 giorni il grande Oloferne riprenderà la marcia che lo porterà ai confini del mondo. Avete 4 giorni di tempo. Se all'alba del 5° giorno i colpevoli non saranno in nostra mano, tutta la popolazione sarà passata per le armi e la città di Betulia, arsa e rasa al suolo, scomparirà dalla faccia della terra. Venga avanti il sacerdote. Parlami del tuo Dio. Voglio sapere com'è fatto. Chi è? Dov'è questo vostro Dio invisibile? Che vi dà il coraggio e la superbia di ribellarvi e di minacciarmi. Il nostro Dio è invisibile perché è puro spirito. E noi siamo tenuti a credere in Lui come nell'unico e vero Dio, che si trova in cielo, in terra e in ogni luogo. Anche qui, dunque? Anche qui. Così dice la nostra legge. E allora perché non accorre in vostro aiuto? E non vi salva? Perché non mi annienta?
Io di voi ignoravo anche l'esistenza. Vi ho incontrato per caso sul mio cammino. E voi adesso osate sfidarmi in nome del vostro strano e invisibile Dio. Accetto la sfida. Sottometterò tutta la Giudea. Raggiungerò la capitale. E ne abbatterò il tempio. In nome d'Assur il potente e del fratello del sole Nabucodonosor, signore d'Assiria, coloro che hanno offeso il grande Oloferne, dio degli eserciti, dovranno consegnarsi o essere consegnati tempo 4 giorni, a partire dal sole sorto questa mattina. Tempo 4 giorni a partire dal sole sorto questa mattina. Trascorso il 5° sorgere del sole, la città sarà messa a ferro e fuoco. E la popolazione al completo, uomini, donne e bambini, passata per le armi. Di Betulia non resterà memoria. Durante questi 4 giorni, nessuno, per nessun motivo, potrà uscire o entrare dalle porte della città. Questo è il volere di Assur e del suo grande fratello Loferne. 4 giorni. Dove potremo portare al pascolo le poche bestie che ci sono rimaste? Non potremo più nemmeno uscire a coltivare i nostri campi. Di fame o di spada, Oloferne ci condanna a morte tutti. Non è vero! Il suo bando è chiaro. Vuole gli attentatori. Perché dobbiamo pagare noi a causa della loro pazzia? Io sono sicuro che in ogni casa di Betulia, davanti alle facce dei figli affamati e terrorizzati, ci si chiede quello che io mi sto chiedendo ora. Beniamino, bravo. Felice notte. Uccidere Oloferne è stata un'idea insensata, assurda. Lo dici perché abbiamo fallito? No. Morto un capo, se ne fa un altro. Oloferne non è soltanto un capo per i suoi. È un dio. Si direbbe che è vero, maledetto. Lo vedo ancora là, dritto sulla scala. Chissà che corazza porta sotto le vesti. Quante frecce abbiamo sbagliato. Era troppo lontano. E poi era buio. Se una soltanto l'avesse colpito. Se i suoi l'avessero visto morto. Ma non capite. Gli assiri combattono da 3 anni. Sono esausti. È lui che li tiene in piedi. Lui soltanto. Ma un colpo di pugnale metterebbe fine alla sua leggenda. Oloferne immortale. Se solo potessi avvicinarlo. Con un pugnale si può puntare alla gola se porta corazze. Un muro di spade lo circonda e tu non sai strisciare come Ozia. Né sei una donna di malaffare. Ah, quelle passano sempre. La via è aperta alle femmine. Sono tutte là, attorno a lui e ai suoi ufficiali. Che schifo. Con gli assiri si mangia. E poi ognuno si salva come può. Se se ne potesse trovare una disposta ad avvicinarsi a lui con un pugnale nascosto. Sì, valla a cercare. Pensano a se stesse, sono sgualdrine. Eppure, se una di loro ne avesse il coraggio, diventerebbe una santa, la donna più grande di Israele. No, sarebbe una pazza come voi. E che cosa speri da Oloferne? Ha sfidato il nostro Dio e noi tutti, ci annienterà comunque. L'ha giurato, e lo farà. Sulle rovine del Tempio innalzerà un simulacro del suo Dio mostruoso. Condurrà il nostro popolo ad una nuova cattività. E scenderà la notte. La parola di Dio risuonerà in un deserto senza eco. Dio cercherà il suo popolo, ma non lo troverà. Padrona, che hai? Perché non vieni a dormire? Non lo so. Non ho sonno. Noi abbiamo deciso. Ci presentiamo. E sono certo che nostro padre approva. Isacco. Daniele. David. Figli miei. Chinare soltanto il capo agli ordini di Oloferne non servirà. Forse salveremo la città dalla morte, ma non dalla servitù. Intendiamoci, Isacco ha ragione. E noi allo scadere del termine ci presenteremo. Ma mancano ancora 4 giorni. Organizziamoci. Cerchiamo armi. Uomini, raduniamo tutti quelli che non vogliono essere schiavi e la nostra morte sia il segnale della rivolta. Allora, anche tu hai paura? Bisognerebbe fare qualcosa. Che cosa vuoi fare? Uscire dalle mura? Fuggire? Ma ogni passaggio è guardato. Siamo prigionieri. Eppure, Agar, certe donne... Mi capisci, vero? Cosa pensi, Giuditta? Loro possono avvicinare Oloferne. Certo. Per loro è diverso, si salveranno.
Se avessero coraggio, potrebbero anche riscattare la loro vergogna. In che modo? Uccidendolo. Ma cosa dici? Nessuna donna avrebbe mai un tale coraggio. E poi, Oloferne. Che cosa? Oloferne si sbarazza presto di loro. I primi a disprezzare quelle donne sono gli Assiri. E Oloferne non potrà mai una di loro. La parola di Dio risuonerà in un deserto senza eco. Combattono da 3 anni. Sono esausti. È lui che li tiene in piedi. Lui solo. Sulle rovine del tempio innalzerà un simulacro al suo dio mostruoso. Un colpo di pugnale metterebbe fine alla sua leggenda. Non è solo un capo per i suoi. È un semidio. Lui li tiene in piedi. Lui solo. Un colpo di pugnale. Dio cercherà il suo popolo e non lo troverà. Una donna disposta a presentarsi a lui. Un colpo di pugnale. Diventerebbe una santa. La donna più grande di Israele. Dio cercherà il suo popolo. Una santa, la donna più grande di Israele. Tu sei pazza. Perdonami se te lo dico. Non sai quello che fai. Questa la darai a Gabriele. E giurami che tacerai con tutti. No, non ti lascio uscire. Io lo dico a tuo padre. Tu mi sei sempre stata fedele. Mi hai sempre voluto bene. Non credo che vorrai tradirmi proprio ora. Ma ti uccideranno, ti dico. Non ci riuscirai mai. No, Agar. È inutile. C'è qualcosa di più forte di me che mi spinge ad andare. E tu puoi aiutarmi. Devi aiutarmi. Giura. Ma mi interrogheranno, vorranno sapere. Lascia pure che pensino che mi sono venduta al vincitore. Giuditta! Giuditta! Così quando vede l'uomo chi ha bastonato? No, se ne prese, ma oggi a Ninive se la cose, la sua donna. Ninive, Ninive, i tuoi giardini, le tue fontane. Mi porterai via con te, vero? Non lasciami, ubriaco! Dato il suo mestiere, i suoi commerci, i viaggi fatti, Ozia conosce tutta la Giudea. Strade, montagne, mercati, sa dove trovare greggi e ricchette. Ozia conosce la gente e ci seguirebbe per servirvi. Non chiedo altro onore. Possibile che non ci sia nemmeno una spia in questa città? Il grande Oloferne è forse in collera col suo fedele Ozia. Mi domando di che utilità tu sia. Voglio quei delinquenti, vivi, lo sai. Hanno arrestato una donna che insiste per essere ammessa in tua presenza. Dice che vuole parlarti, ma indosso aveva questo pugnale. Ecco il tuo popolo, Ozia. Razza maledetta. Portatela qui. Vieni, Oloferne ti vuole.
quella è Giuditta, la figlia di Giuseppe. Non vorrei che avessero scoperto. Silenzio, cane, ora! Quando correrà voce che è a Betulia per avermi offeso, non è rimasta pietra su pietra né persona viva, le altre città della Giudea chineranno la testa subito. Sicuro, sicuro, ma la resa sarà ancora più certa se si saprà che il grande Oloferne è magnanimo e generoso con chi lo serve fedelmente. In ginocchio. Ma è una ragazzetta. Cosa volevi dirmi? Perché nascondevi quest'arma? Avanti, parla. Era per difendermi. Pensando a come si comportano i tuoi soldati. Tu devi rispetto ai nostri soldati, come tutti. Bada a quello che dici. La conosci? Certamente, Giuditta si chiama. Sono tutti un po' matti in famiglia, esaltati. Gente poco raccomandabile. Di la verità, ti hanno mandata? Lascia. Abbi fiducia nella grande pietà di Oloferne. Lasciami, levami le mani di dosso, mascalzone. Hai sentito? Offende chi ti è fedele, chi per te farebbe... Hai detto che volevi parlarmi? Bene, ti ascolto. Sì, volevo parlare con te, ma da solo. Sei di fronte a Oloferne. Non sta a te decidere questo, e nemmeno chiederlo. Penso che il grande Oloferne non avrà paura di me. Fuori tutti! Su, svegli ragazzi, andiamo. Sì, e ora andiamo. Via. Parla. Avevo tante cose da dire, ma ora... Sarai pur venuta per qualche cosa. Mi pare che il coraggio non ti manchi. Trovarmi sola davanti a te. Sono un uomo, mi vedi? Mangio, bevo. Credevo fosse più facile. Più facile che cosa? Sei un uomo, sì, ma grande, potente, che si ammira. Quando sei entrato in città, mio padre mi aveva chiusa in casa, ma io t'ho veduto dalla terrazza, alto, sul tuo carro. Eri proprio come ti avevo immaginato nelle mie fantasie. E anche ora... ti faccio ridere. Sono troppo abituato alle bugie, agli adulatori. Adulatori potranno essere quelli che ti stanno vicini e che hanno bisogno dei tuoi favori. Ma come puoi pensare che una povera ragazza come me rischi la sua vita per... Tu non rischi nulla. E lo sai. Tu sei qui perché si avvicina il momento della mia vendetta. Sei giovane e non vuoi morire, ecco perché sei qui. E hai ragione, perché sei bella. Mi offendi parlando così. Ma io sono venuta seguendo il mio sogno. Tutte le ragazze hanno i loro sogni, non lo sai. Tu conosci gli ufficiali, i soldati, ma forse non conosci bene le ragazze. Io ero venuta qui per essere la tua schiava. Per cantare per te, per danzare, per allietare le tue ore tristi. E questo? Ti ho già spiegato. No. Studierai un'altra scusa in prigione. Che cosa dobbiamo pensare? Che cosa? Questo mi domando. In te aveva confidenza. Eravate amiche. Non credo che non ti abbia detto proprio nulla. Magari soltanto un accenno per farti capire. Pensaci. Se vi ho detto nulla, è proprio nulla. Guardami negli occhi. Perché volete tormentarmi così? Mi fate soltanto bruciare il pane. Come se ce ne fosse tanto. Pane vecchio, che una volta si dava ai cani. Ma
Sarà per questo. Che significa sarà per questo? Niente. Dicevo così per dire. Che significa Arla Piano? E quante storie fate. Come se fosse la prima ragazza che va dagli Assiri. Le solite fascine. Va bene, Beniamino, nascondere subito, come le altre. Non vuoi vederle? Sono belle, sai, appuntite, e ne ho portate tante. Bravo, Beniamino. Vai, vai. Che diremo a nostro padre? Il cuore non gli reggerà. Non posso crederci. Giuditta, come le altre. Non è vero! Taci! Siedi, padre. Giuditta, non c'è. Verrà più tardi. È qui dai vicini. Sai, da quando hanno perso il figlio. Isacco! Chi è? Isacco! Che c'è? Che succede? Volevo avere notizie. Ho visto Giuditta trascinata in prigione. Cosa hai detto? Giuditta in prigione? Sì, non lo sapevate. Ne sei sicuro? L'ho vista con i miei occhi. Cosa mi nascondete, figliuoli? Ma si può sapere la ragione. Perché l'hanno arrestata? Dimmi, tu non hai potuto scoprire proprio niente. No, niente. Siamo sorvegliati quasi quanto i prigionieri. Ci è proibito persino di parlare. Sono stato frustato solo per avere interrotto il lavoro un attimo, avendo visto Giuditta. Capirete, è stato un colpo. Ho pensato che avessero scoperto qualcosa del nostro complotto. Perdonami, Sacco. Perdonatemi. Dovevo dirvelo subito. Dovevo capire che non era possibile. Cosa sai, Ada? Parla! È andato per uccidere un operno. Mi ha fatto giurare di non dirmelo. Perché aveva paura di voi. Ma ora la uccideranno. È colpa mia. Ora basta, Ada. Bisogna pensare ad aiutarla. Bisogna farla fuggire subito. L'avranno già condannata a morte. Figlia mia. Tu sai dov'è la sua cella? Sì, ma come arrivi fin là? Bisogna arrivarci, a qualunque costo. Ma il cunicolo dal quale mi dicevi si potevano far fuggire i prigionieri? Proprio al cunicolo che stiamo lavorando per murarlo. Un'azione di forza il giorno dell'assalto al palazzo sarà facile, ma ora con poche persone ci sono tante guardie. Ma di notte in pochi ci si può nascondere. Certo, prima che sia troppo tardi. Ma bisogna passare dal giardino, ci saranno guardie anche lì. Thank you.
Alzati e seguimi. Svelta! Sei sempre una prigioniera, ricordalo. Non c'è. La cella è vuota. Siamo arrivati troppo tardi. Entra. Non dovevate condurmi in cella? Questa è la tua cella. Ordine di Oloferne? Certamente.
Hai paura? No. Anche tu credi che io sia un barbaro sanguinario? Come puoi pensarlo? Sono finita in prigione per vederti. Eccomi. Perché tremi? Poco fa, mentre danzavi, ogni tuo gesto era per piacermi. E ora mi domando chi sei e quali pensieri nascondi. Da anni non faccio che combattere. Deserti, solitudine negli accampamenti, fiumi arrossati dal sangue dei nemici e dei cavalli. Non ricordo da quanto tempo non vedevo danzare così bene. No. Lasciami andare, ti prego. Ho sbagliato, lo so. Abbi pietà. Che cosa hai sbagliato? Tutto. Venire qui. Non chiedermi più nulla, ti scongiuro. Lasciami andare. Allora è vero. Che cosa? Che volevi uccidermi. L'ho pensato mentre danzavi. Se avessi ancora avuto il tuo pugnale, ti saresti avvicinata e me lo avresti piantato nel petto. Eri bella, una donna diversa da tutte le altre, come ho sempre sognato e mai trovato. Tu ammiri soltanto chi vuole uccidere. Non è così, forse? Tieni. Conosco l'odio. Il mio mestiere è la guerra. E la guerra è fatta d'odio. Hai sentito poco fa in giardino? Qualcuno è entrato. Perché? Perché mi odia. E i miei soldati adesso gli danno la caccia. E qualcuno dovrà morire. Pensi che vi possa essere pace? È un sogno. Un sogno meraviglioso che tutti abbiamo fatto. E io forse potrò realizzarlo il giorno che avrò conquistato il mondo intero. Ascolta che silenzio. Le voci della notte uguali in tutto il mondo, qui e al mio paese. Se chiudo gli occhi posso pensare di essere a casa mia. L'aria ha quasi lo stesso profumo. Ma se voglio respirare quest'aria devo fare la guerra. Devo uccidere. E avrei dovuto uccidere anche te. Perché non lo fai? Vattene. Ti odio. Oloferne ti attende. Tu non preoccuparti, lascia fare. Ci darà un salvacondotto oppure partiremo con lui. Sbrigati a preparare. E se cambiasse idea? Questa è roba che fa gola ai soldati, mia cara. Me lo ha promesso, ti dico. Vuoi sapere di più? Come, quando, dove? Oh, piantala, non voglio sapere nulla. Nulla. Sei diventato geloso. È per salvare la tua vita, la tua ricchezza. La nostra vita, le nostre ricchezze. Ma non capisci, anche tu sei in pericolo. Io? Non credo. Perché tanta sicurezza? Da ieri qualche cosa è cambiato. Parli di Giuditta? Già. Non mi fa paura, capirai. È una scimmietta che sta un po' ballare. Passerà presto.
I figli di Giuseppe con Gabriele vogliono parlarti. Fa passare, Joachim. Fa passare. Cosa vorranno? Non lo so. Salute a te, Ozia. Che Dio sia con voi. Credo che tu sappia perché siamo venuti qua. Ma no. Tu hai ingresso libero a palazzo, vedi ogni giorno Loferne. Sei amico degli Assiri, ma sei pure della nostra gente. Devi aiutarci. Non vedo come. Si tratta di Giuditta, nostra sorella. Che ne è di lei? Che le è successo? Bisogna salvarla. Oh, benedetta la vostra ingenuità, ragazzi. Ma Giuditta non ha bisogno del nostro povero aiuto. Sa difendersi molto bene da sola con i mezzi che madre natura le ha dato. E se Ozia vi dice che Giuditta sta meglio di voi e di noi, dovete credergli. Ma perché? Vi rammaricate se vostra sorella è più furba di molte altre? Salverà anche voi. Tu menti, Ozia. L'hanno messa in prigione, che mi vai raccontando? E dalle prigioni è passata ai piani superiori. Non è vero, non è possibile. Giuditta odia gli Assiri. E va bene, odia gli Assiri, ma non certamente Oloferne. L'altra notte ha danzato per lui, e molto bene, non è vero, Rispa? Tanto che l'ha subito liberata. È ai piani superiori, ve l'ho detto. Bada, Ozia, che se menti. Se invece di fare la voce grossa mi aiutaste a scoprire chi ha attentato Oloferne, sarebbe molto meglio. Ciò che accade è soltanto colpa loro. Colpa di vigliacchi come te. No, di voi fanatici. Vi conosco, care le mie teste calde. Se aveste dato retta alle teste calde, se tutti aveste impugnato un'arma... E zitto. Andiamo. Sono loro. Non ho più dubbi. L'ho sempre sospettato, ma adesso sono certa. Denunciali. Con quali prove? C'è bisogno di prove. Più che mai. Giuditta li aiuterà. Li proteggerà. Puoi vedere? A salvarsi saranno soltanto loro. Gli attentatori. E se li denuncio, va a finire che proprio io passo un grosso guaio. Lo capisci? Prove ci vogliono. Prove. Joachim. Joachim. Seguili. Voglio sapere dove vanno, cosa fanno e con chi parlano. Ho capito. Stai tranquillo. Scommetto sui cobra, 2 pezzi d'oro. Accetto, se li mangia vivi la mangusta. È ridicolo. Perderai, Akbar. Hanno molto veleno i cobra, ma poco cervello. L'ha morso, hai visto? Sì, guarda come scappa. Aspetta, Akbar. C'è poco da aspettare, guarda. Se la piglia, con una goccia di veleno la fulmina. Se la piglia? Ma guarda i tuoi cobra, non si aiutano nemmeno tra loro. Quello fa finta di dormire. Tira a salvar la pelle. Akbar, prepara i 2 pezzi d'oro. È fatta. Un momento. Vieni, Giuditta. Ti può interessare. Penso che ammiri chi lotta con astuzia. Pare impossibile che quel ridicolo animale... Paga, Akbar, paga. Perché? È lotta, è vita. È la legge, o io o tu, se si incontra un nemico. Non credi? Ed è così facile essere nemici. Basta essere nati in paesi diversi, come noi due.
non è vero? Perché non rispondi? Eppure se io ti guardo, se tu mi guardi, ci si capisce. E tu mi piaci. Non siamo di razze diverse noi due, come quelle bestie là dentro. Ecco il mio sogno, un solo grande paese sino agli estremi confini del mondo. E tutti gli uomini insieme. Non ci vogliono stare? Vi costringerò. Credi che ciò sia possibile? Certo. Soltanto Dio potrebbe tanto. Quale Dio? Il mio o il tuo? Oppure uno di quelli d'India o d'Egitto? Dio, ce n'è uno solo. No. Il mondo è infestato dagli dèi, di razze diverse e nemici tra loro. E tutti o di pietra o di legno o invisibili. Posso adorare il sole, lo vedo. Riscalda la terra, fa crescere i frutti. Ma per il resto, l'uomo ha muscoli, cervello e mani per impugnare una spada. Può fare da solo. Ma non pretendi tu stesso, forse, di essere un dio? È l'unico modo per farmi seguire dai miei soldati ovunque. Hanno bisogno di credere in qualche cosa. Credono in me. Vedi? Vedi, c'è stato un tempo in cui il grande Oloferne è oggi temuto da tutti. Ero un bambino povero e coperto di stragi. Ho conosciuto amarezze, miserie, ingiustizie. La devastazione della mia terra e l'uccisione dei miei genitori. E ho capito che la forza è l'unica legge. Io ti ho raccontato tutto di me, ma tu di te nulla. Ti ascoltavo, mi facevi quasi paura. È stato coraggioso a venire, vero? È una prova d'amore. Voglio compiere uno di quei gesti che rendono leggendari i potenti. Vi lascio andare, tutte e due. E vi prometto che non farete la fine degli altri. Judith. Io rimango. Hai paura di lui? Perché la trattieni qui? Cosa vuoi da lei? Perché l'hai fatta mettere in prigione e poi l'hai liberata? Si può capire qualche cosa? E anche tu, Judith, perché non parli? O forse è troppo facile capire. Lasciami, Gabriele. Voglio che tu mi lasci. Sei tu che la costringi qui. Prima dici di lasciarla libera e invece... Tu credi che ti sia permesso tutto, vero? No! Gabriele! Ridammi il pugnale. Pazzo. Sei un pazzo! Abbi pietà. Ha perso la testa per causa mia. Se qualcuno dei miei avesse visto... T'avrei dovuto ammazzare qui sul posto. Perché non l'hai fatto? Non sono pentito del mio gesto. Se potessi lo rifarei. Lo rifarò. I tuoi uomini stanno cercando chi ieri notte è entrato nel giardino. Ero io per cercare di lei. Taci! Andatevene, tutte e due. Mantengo la promessa. Perché sei venuto qui? Hai rischiato la vita inutilmente. Giuditta, ti scongiuro, pensa ai nostri sogni, alle nostre speranze. Tutto è finito, lo so, ma perché rifiuti di venir via di qui? Che cosa ti accade? Credi ancora di poterlo uccidere? È assurdo! Ci lascia liberi. Capisci cosa significa? È capace di perdono. No, ha voluto soltanto umiliarmi, tanto ci ucciderà presto tutti. Oh no, se gli rimango vicina, non vi è soltanto male in lui. Tu farnetichi, Giuditta! Ecco perché il mio posto è qui. Se gli rimango vicina potrò cambiarlo.
E credo che mi ascolterà. Perché? Chi sei per lui, Giuditta? Giuditta, rispondimi, chi sei per lui? Perché dovrebbe ascoltare proprio te? Credevi che me ne sarei andata. Perché non l'hai fatto? Si è calmato. Che altro ha detto? Sempre lo stesso. Maledirla. Che dovrebbe maledirla. Ma che non può credere. Non vuole credere. Buono. Coraggio, Gabriele. Mettiamoci al lavoro. A che scopo? Come a che scopo? Noi siamo pazzi. Tutti ci abbandoneranno. Non ci sarà nessuno in città che vorrà prendere un arco in mano. Sì, Oloferne li ucciderà tutti. E li ucciderà mentre piegano il capo. Mentre domandano grazia e lo ammireranno. E forse hanno ragione. Perché Oloferne è qualcuno. Che vuol dire questo discorso, Gabriele? È veramente un dio, forse. E come ha stregato non bestemmiare. O è un demonio. Se fosse credibile che l'attentato è stato compiuto da una persona sola, io mi presenterei questa notte stessa e mi farei uccidere davanti al suo dio. Almeno sarà finita. Gabriele! Tacete un momento. Venendo qui c'era fuori un tipo che mi piaceva poco. Che tipo? In faccia non l'ho visto, si è subito voltato e ha scantonato come se volesse nascondersi. Non si vede nessuno. Chi è? Che la pace sia con voi, cerco Isacco. Andate ad aprire, bisogna non destare sospetti. Vado. Senti. Io. Via, presto. Sbirro tu. La pace regni su questa casa. Isacco sei tu, vero? Cosa vuoi? Che hai da dire? Posso parlare liberamente. Qui siamo tutti amici. Non abbiamo segreti per nessuno. Questo è bello. Vedi, venivo appunto per dirvi che anch'io vorrei essere un vostro amico. Vorrei essere dei vostri. Che vuoi dire? Capisco, tu dirai che io sono l'uomo di Ozia. Ma io odio Ozia. Non mi credete? Lo servo, sì, perché devo pur vivere. Ma non sono dalla sua. Non ti capisco proprio. Avrà bevuto. Ma come? Con quello che sta per accadere... Voi non state preparando qualche cosa? Che cosa dovremmo preparare, Joachim? Qui siamo tutti quanti nelle mani di Dio. Specialmente noi, gente comune, semplice. Preghiamolo affinché ci protegga e sia fatta la sua volontà. Se i miei soldati non fossero stati stanchi e affamati, sarei passato davanti a Betulia senza fermarmi. Lo avresti preferito. Mi piacciono i tuoi capelli, così lunghi e morbidi. Penso quando t'ho visto entrare in città sul tuo carro. È vero, sai che ti ho visto? Solo che ti odiavo. Tanto quanto adesso ti amo.
Ho paura. Ne avevo meno quando ti odiavo. Amo uno sconosciuto. Io credevo di conoscere quale sarebbe stato il mio futuro. Chi avrei sposato. La casa dove avrei abitato. Ora non so. Non so più. Ecco le belle qualità di legna che questo giovanotto va raccogliendo in giro. L'ho pescato finalmente. Dove? Nel vicolo delle capre, stamattina all'alba. Ma che bella famiglia, vero? La sorella fa la sgualdrina a palazzo e i fratelli... Prendilo con le buone, è un ragazzo. Senti, piccolo, tu sei in un grosso guaio, lo sai? Ebbene, Ozia ti può aiutare. Ozia ti può condurre a palazzo dove sarai al sicuro. Si sta bene a palazzo, sai? Si mangia. Anche tua sorella, hai visto? Non vuoi bene a tua sorella? Ebbene, Ozia ti condurrà da lei e lei sarà felice nel sapere che sei diventato nostro amico, amico di Oloferne. E da grande potrai diventare un suo ufficiale. Hai visto? Che bei vestiti, che cavalli. Vuoi aiutare Ozia? Perché non rispondi? Vuoi parlare? Ho solo una cosa da dirti, fai schifo. Ascoltami, potrei essere tua madre e se tua madre fosse viva ti parlerebbe come ti parlo io. È inutile, Rispa, non lo vedi? Come i fratelli, senza sentimenti, senza cuore, delinquenti. Ma io so come si trattano i delinquenti. Avanti. Dimmi dove hai preso queste frecce. Avanti. Dove le hai prese? Dove le portavi? Chi te le ha date? Ma che cosa volete fare? Se mi uccidete, vi prenderanno. Oloferne mi vendicherà. Perché? Perché volete rovinarvi? Voi avete tutte le possibilità per salvarvi. Dite, avete bisogno di denaro? Ozia ne ha ancora. Prendete. Voi due, portateli via. Dove? Cosa intendete fare? Non volevi essere dei nostri tu? Una regina. Ti piacciono? Non ne ho mai avute. Possibile. Nemmeno una collana? Una collana, sì. Una volta. Ho fatto costruire un carro con una tenda per ripararti dal sole. Così potrai seguirmi ovunque io vada. Cos'hai? Come potrò seguirti? Perché? Lasciando alle mie spalle un cimitero. È la guerra? O è soltanto la tua volontà? No. La guerra è una volontà sua. Un giorno rinunciasti a una facile vendetta contro un povero ragazzo innamorato. Uno di quei gesti che rendono leggendari potenti. Lo dicesti tu. Pensa, un gesto così ma verso tutta la mia gente. Tu sei la donna di Oloferne oggi, la tua gente...
Posso pensare ai tuoi, a quelli della tua famiglia. No, non è questo. L'immagine che io ho di te nel mio cuore è l'immagine dell'uomo che seppe comprendere e perdonare. Da allora ti amai. Come puoi ordinare freddamente che un'intera città venga massacrata? Non pensi alle grida, al sangue? Quanta ansia per il sangue degli altri. È il mio. È acqua di fosso, forse? Chi ti dice che quei fanatici non tentino ancora di ammazzarmi? No, tu sei forte. Troppo forte. Tu puoi essere generoso. Puoi avere pietà. Che c'è? Ti stiamo aspettando. Qualcosa di nuovo? Fa che lo guidi quanto vi è di buono in fondo al suo cuore. L'hanno trovato poco fa con una freccia piantata nel petto. Ero andato io stesso a cercarlo, stupito della sua assenza. Tutte qui le novità? Ma non capisci? L'uccisione di Ozzy è un affronto fatto a te. Oppure soltanto una rapina, una vendetta. No, c'erano molti gioielli in casa. Nessuno ha toccato niente. E c'erano altre frecce. Ci sono armi in giro. E io sono sicuro che Ozia era sulla buona strada per consegnarci gli attentatori. Sono loro di certo. Lascia che io scateni i soldati come si è sempre fatto. Via libera, uccidere e predare. No. L'ultimatum scade domani. E Ozia? Ozia non era Siro. C'è altro? C'è un messaggero dell'imperatore giunto ieri sera. Va bene, sentiamolo. Fa entrare. Poi bisognerà dare gli ordini per domani. Splendido Oloferne, il fratello del sole Nabucodonosor ti invia il suo saluto. Avanti, il messaggio. Il fratello del sole desidera che il tuo esercito raggiunga e conquisti la capitale dell'Egitto prima dell'inverno. Prima dell'inverno. Hai capito? Cosa hai predisposto per domani? Casa per casa, stanare fino all'ultimo uomo e sospingere tutti verso la porta d'Oriente. E quando saranno ammassati, i nostri arcieri entreranno in azione. Sarà un gioco per loro. Questa gente non si lascerà massacrare così. Usciranno a dare battaglia, magari con i sassi. Li stroncheremo. Ma io mi domando se per un branco di miserabili pastori e di fanatici imbecilli valga la pena di sacrificare anche uno solo dei nostri uomini. Giuro che non ti capisco. Non vorresti più agire, ma ti rendi conto? Il nostro scopo è conquistare l'Egitto. Chi ci obbliga a portare al nostro sovrano terre che egli non ci chiede? Non conquisterai più né l'Egitto né un solo villaggio se prima non avrai compiuto la vendetta promessa. Come potrai far comprendere ai soldati le tue ragioni? Essi ti giudicheranno debole. Si domanderanno come sia possibile che un popolo vinto si ribelli, congiuri, uccida ufficiali, attenti alla tua stessa vita. Quando questo si risaprà, tutti i popoli cesseranno di temerci e avremo 100.000 attentati. È vero, grande Oloferne. Meglio perdere dei soldati ma conservare il prestigio. E la fama di crudeli e spietati. È questa fama che ci apre tutte le vie. Hai giurato vendetta, hai giurato riconquistare Gerusalemme. Io eseguo gli ordini del mio imperatore. Nient'altro. Ma tanto ti ha condotto una donna giudea. Come osi? Come osi? Ti uccido! Ti uccido! Hai dimenticato chi sono? Chi mi accusa di debolezza? Avanti, nessuno parla! Chi condivide le opinioni di quest'idiota? Noi non ti accusiamo, ma i soldati. Che cosa dicono i soldati? Le voci corrono. Tutte le altre donne prese e lasciate. È così che piace ai soldati. Ma con questa è diverso, l'hanno capito. Uccidimi se vuoi, ma
Ma sappi che a me importa soltanto la tua gloria e quella del nostro esercito. Che il banditore attraversi per l'ultima volta la città. Coloro che hanno offeso il grande Oloferne, dio degli eserciti, dovranno consegnarsi o essere consegnati. In caso contrario, domani al primo sorgere del sole, la città sarà messa a ferro e fuoco e la popolazione al completo, uomini, donne e bambini, passata per le armi. Questa è la volontà di Assur e del suo grande fratello Oloferne. Non ho potuto fare diversamente. Ho tentato, ma è impossibile. I tuoi dicono che sei un dio. Vi è qualcosa di impossibile per un dio? È più facile conquistare un paese nemico che agire diversamente da come si è sempre fatto. Non puoi deludere chi crede in te. E poi vedrai, prima dell'alba consegneranno i colpevoli. Saranno uccisi come meritano. E la città sarà salva. No. È la fine di tutto. Comunque. Se non lo avessi fatto io, lo avrebbe fatto un altro generale nominato al mio posto. È la legge della guerra. Voglio bere, domani dormirò. Tieni, bevi anche tu. Fai male. Non si vede, non si sente e non si sa. Domani quando ci sveglieremo sarà tutto finito. Io ho fatto così anche altre volte. Ho tentato, Giuditta. Ma mentre parlavo sentivo su di me lo sguardo dei miei ufficiali. Mi vedevano pavido, indeciso. Io devo essere come loro mi conoscono, capisci? Perché quei maledetti hanno tentato di uccidermi? Mi hanno costretto a questo. Giuditta, vieni qui. Mi odi? No. Credi che non ti ami? No. Domani a quest'ora saremo già partiti. Dammi la tua mano. Com'è delicata la tua pelle. Domani saremo lontani di qui. E tra un anno al mio paese. Conosci il mio paese? No. È attraversato da un fiume. La terra qui è arida, ma lì è tutto verde. Specie lungo le rive. Vedi, il fiume è così largo, a tratti, che sembra il mare. Hai mai visto il mare, Giuditta? Non ho mai lasciato la mia città. Io amo il mare. Forse se potessi rivivere farei il navigatore. Il mare è infinito. E quando ti trovi sulle onde, ti senti libero da tutto. Mi piacerebbe essere sul mare con te. Un giorno ci andremo, vero? Farò di tutto perché tu mi perdoni. Mi credi? Ti credo. A volte dobbiamo fare delle cose che non vorremmo. È vero. Mi ami ancora? Sì. Ah.
Che pace, Giuditta. Cosa vuoi, Belial? Sei venuto ancora una volta a contrastare i nostri progetti? No, fratelli miei, a portarvi la benedizione di Dio e a dirvi che sono con voi. Tutta la città è con voi. Dovremo forse perire tutti, ma non perdiamo la fede nella forza della libertà. Noi ti ringraziamo. Padre, la tua benedizione. Il nostro Dio è Oloferne! Oloferne! Vendichiamolo per me!
Giuditta! 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 No, lasciatemi! Andate via! Ma che cos'hai, sorella? La città è salva, non sai? Tutti siamo salvi ora. No. No. Io no. Ma come? Voi non sapete. Io ho tradito la mia gente. Tu hai tradito. Non toccatemi! Sono maledetta! Ho tradito la mia gente! Ed è per questo che dovete uccidermi. Avete ancora le spade in mano, fatelo subito! Non ho più speranza. Davanti a me c'è soltanto una lunga notte. E sarò sola, sempre. Non è vero, Giuditta. Anche se quel mostro ti ha toccato. Quel mostro... io l'ho amato. E lo amo ancora. Giuditta! Giuditta! Sì, figlia, piangi. Hai amato il tuo popolo più di te stessa. Hai dato la vita a coloro che dovevano morire. Vieni, vieni nella tua casa. Tu non sarai sola. Non chiedetele nulla. Non chiedetele nulla.